e semineremo ora, dopo aver visto l'esecuzione della 24 forme nella loro estensione completa, secondo lo schema classico, entreremo nei dettagli di ogni singola tecnica e vedremo la cosa principale e più importante, come evitare gli errori più comuni. Questo è molto 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 importante. Prima di tutto evitare gli errori, evitare di fare male le cose, evitare di farsi male, perché un uso scorretto delle posizioni, un uso scorretto della camminata può avere dei problemi, portare dei problemi alle ginocchia e alle articolazioni, specialmente caviglie, ginocchia e anche le anche. Quindi vedremo le singole figure. Cominciamo proprio dalla partenza. Come aprire correttamente e per passare dalla posizione a piedi uniti alla posizione naturale a piedi paralleli, cosiddetta la posizione dell'uomo libero, questa. Quindi la cosa importante da evitare quando vi muovete è di disallineare il bacino. Dovete pensare che quando vi muovete per creare le varie figure, dovete pensare al vostro bacino come se fosse una bacinella ricolma d'acqua, proprio al bordo. Appena disallineate, l'acqua scivola via, cade, tracima e va giù. E in questa maniera voi perdete l'equilibrio. È ovvio che quando si esegue le figure o la forma intera, a vuoto questo non ha nessuna ripercussione, ma quando poi si passa alla fase applicativa della forma, che può essere il touchot o il sans show, il combattimento addirittura, questo presenta questo disallineamento del bacino, del centro del nostro corpo, presenta degli inconvenienti notevoli, si rischia di finire, come si dice, per terra, col di dietro per terra. Quindi, allora, la partenza, quello che è importante è gestire il movimento delle anche da qui. Quindi non sono le gambe che gestisco, non mi fletto sulla gamba per poi aprire, ma partendo dal centro, dalla colonna vertebrale, quindi da dietro, la zona lombosacrale che comanda, no? Facendo questo movimento, quindi un'apertura ad arco, in questa maniera, un atteggiamento ad arco, le gambe si muovono come se fossero, vengono risucchiate e spinte via, come se fossero dei pistoni. Non come delle leve biomeccaniche che si piegano e si estendono. Questo è già quello che dovete cercare di ottenere, quindi far muovere le estremità, quindi le braccia e le gambe, come se fossero dei pistoni comandati dal tronco e particolarmente dal tantien basso in armonia col tantien mediano, col tantien toracico. Questi sono i due motori centrali del nostro corpo. E questi due motori, per poter esprimersi al meglio, si appoggiano ovviamente sulle anche. Ecco perché il controllo delle anche attraverso lo snodo del bacino è fondamentale. Quindi vediamo la partenza. Quindi ripeto, non mi abbasso sulla gamba destra e poi mi sposto, ma tengo, non cambio, non porto, come sentite dire, da adesso il peso è 50-50, non porto 100% il peso qua e poi mi sposto, ma cosa faccio nel piede? Mantengo sempre 50-50, ma sollevandolo trasferisco tutto il peso che grava sul piede sinistro, no? Sull'avampiede, quindi faccio una cosa di questo genere, così non perdo le radici. Se io invece faccio 1, ho perso le radici, ho perso la centratura e il mio bacino ha fatto così. A vuoto non succede niente, non si nota neanche. Op. Ma se qualcuno mi sta spingendo sulla parte sinistra, appena faccio così, praticamente finisco per terra. Quindi l'idea è base, osservate bene, mi raccomando, guardate bene il movimento dei piedi e cercate di osservarlo bene e capire cosa intendo io. Allora, uno, non sto scaricando il piede sinistro, ma sto facendo scivolare tutto il peso sull'avampiede. Io sono ancora 50-50, ma adesso affondo e non porto il peso, ma lo mantengo al centro. Se osservate, quando apro non c'è nessun minimo oscillamento né a destra né a sinistra,
perché non faccio altro che continuare ad affondare. È ovvio che questo dall'esterno non si vede, però si sente se qualcuno prova a spingere. Uno, questo. E adesso non commetto il classico errore di fare questo tipo di trasferimento. Il peso non si trasla come se volesse scivolare, come se fa scivolare un mobile su un pavimento, ma si trasla passando da sotto. Quindi ho aperto, uno, e si trasla in questa maniera, uno, due, senza che questo movimento abbia disallineato il mio asse centrale. Questa è la partenza, e adesso vediamo sollevare le mani. È lo stesso identico principio. Il controllo parte da dietro, dalla zona lombosacrale, quindi succede questo. Quindi, inarcando dietro, tutto il mio corpo si comporta come un arco, si tende. Estensione, continuando, e poi apertura leggera, in questa maniera, uno, mantenendo la sensazione di spinta verso il basso. Questo è an, tiro verso il basso, uno. E adesso, per assumere la prima posizione, cioè dividere la crinia del cavallo selvaggio a sinistra, vediamo come è la partenza. Normalmente vedete cose di questo genere, uno, ma questa è mettersi in questa posizione a fare la sfera. Io la chiamo la bella statuina, la bella figurina, perché in questa posizione in realtà une è come uno straccio al vento, viene facilmente spostato. Invece da qui è lo stesso lavoro di prima, continua ad avvitare e osservate bene, vi mimo il movimento con le braccia. Quindi uno, questo è, non faccio questo, non mi sposto in questa maniera, oscillando a destra e a sinistra, trasferendo il peso in così, ma mantenendo le radici profonde e addirittura aumentando la penetrazione verso la terra, mi sposto. Quindi mi sposto per un movimento torsivo, quindi questo lavoro così, ed è questo lavoro che mette in posizione anche le braccia. Uno, questa, il mio piede non si limita a fare pom e appoggiarsi, non si solleva e fa così, ma pressa profondamente verso la terra. Quindi uno, come vuole schiacciare la testa a un serpente. E tutto questo, partendo dalle anche, si trasferisce lungo l'asse centrale e arriva nelle braccia. E quindi ho afferrato la sfera, e in questa maniera ho afferrato la sfera saldamente. Ho veramente una sfera di forza, di energia.